Marcella, benvenuta. Dunque, ormai è un ritorno, diciamo, storico, nel senso ripetitivo. Ogni anno ci vediamo qui, almeno sì, una volta. Un anno fa, due anni fa. Hai saltato un anno. Beh, meglio, insomma. Perché tu sei restio a fare televisione. Ma no, io penso che... No, non sono restio alla televisione. Mi va bene ancora con il cinema. La televisione la tengo lì. Allora... Ma ho l'impressione che tu hai fatto tanti film. Quanti film hai fatto? Almeno 120. 120. Mm. Però il pubblico, tu pensi che ti conosca bene? Ma sì, credo di sì. Perché tu hai sempre un certo riservo, una certa discrezione, cioè non ti lanci molto, cioè qualche volta si parla di te, ma preferisci restare nell'ombra. Ma sai, già ci sono i giornaletti che si preoccupano di parlare di me, quindi... Bastano loro? Sì, basta, ne avanzano. Senti, ma però molte volte dicono anche delle cose inesatte. Ma quasi sempre. Quasi sempre. Senti, dove sei nato tu? Fontana Liri, provincia di Frosinone, Ciociaro quindi. Ciociaro, Fontana Liri. Quando sei nato? Sono nato il 26 settembre 1924, dice sempre questo gioco, sono nato il 26 ma sono registrato il 28, quindi io finisco col festeggiare due volte. Ecco, noi sei sotto il segno della bilancia. No? Sì. Quindi hai 54, 50, 54, 58. 58 anni, ha fatto 58 anni. Come hai incominciato e quando hai incominciato a fare questo mestiere che ti stava nel sangue ai tempi di Fontana Liri? No, allora no, perché a 3 anni già ero venuto via da Fontana Liri, ho studiato l'elementare a Torino, poi siamo tornati a Roma. Praticamente ho cominciato, che avevo esattamente 11 anni, ho fatto la comparsa in un film di Beniamino Gigli che si chiamava Marionette. Fu una bella nottata, era la festa dell'uva, ci dietero 10 lire per una notte e mangiamo un sacco d'uva. Mi piacque molto, allora praticamente l'estate sempre io tornavo a fare la comparsa, poi un po' di genericame, come diciamo noi. Vabbè, poi venne la guerra, e subito dopo la guerra io cominciai a recitare all'Università di Roma, lì fui visto come nelle storie le più banali, un impresario mi chiamò e divenni professionista nella compagnia diretta allora da Luchino Visconti, con Rina Morelli e Paolo Stoppa. Parliamo di Fellini, l'incontro con Fellini risale a quale periodo? Risale al periodo, alla fine, La Dolce Vita. Ecco, qui vediamo una foto. Che film no, è? No, questo è La Città delle Donne. La Città delle Donne. Sì. E a proposito di Fellini, in questi giorni la stampa ha riportato che uscirà un libro scritto da Sandra Milo, intitolato proprio Caro Federico. Tu quando scriverai le tue memorie? No, non ho, io sono molto pudico, forse anche vigliacco, non lo so. Prima di tutto penso che i fatti miei personali riguardano solo me. Quindi non ho questo tipo di ansia, ecco, mi imbarazza moltissimo. Tu non tieni un diario? No, non l'ho mai tenuto, neanche da bambino, no. Niente? No. Quindi le cose ti passano? Ma le cose avvenute per me sono avvenute, non esistono più. Certo. Fortunatamente sono sempre proiettato. Verso il futuro, verso sì, il domani? Difatti, non tengo neanche conto che ho compiuto 58 anni. A me sembra di averne ancora 250 davanti a me. E questo non mi spinge, ecco, a riflettere sul mio passato. Ti fa sentire sempre giovane, ma adesso lì vitale, di presunzione. Sì, questo sì. Senti, in America sei stato di recente, noi abbiamo visto un filmato che ci è arrivato proprio da Radio City Music Hall e che testimonia la grande popolarità che tu godi da tanto tempo e che ancora ti accompagnerà negli Stati Uniti, perché era un galà benefico fatto a Radio City Music Hall, partecipavano tutti gli attori, i quali... 160 attori americani. Addirittura, con un incasso mi pare sbalorditivo. Ma di miliardi, perché un biglietto costava $1,000. Ecco, era per un motivo benefico appunto lo spettacolo. Per costruire una nuova casa di riposo ai vecchi attori americani. E tutti si sono esibiti. Tutti, sì. Adesso noi vi facciamo vedere un pezzetto di questo Ampex in cui si vede appunto Marcello Mastroianni. Ce l'abbiamo. Ma tu non l'hai vista appunto perché hai partecipato. E si vede Marcello Mastroianni in coppia, in compagnia di tanti attori. Ed ecco Marcello Mastroianni con barba e baffi. Abbiamo fatto vedere una cosa che non è facile. No, vabbè. Ma l'avete provata questa cosa qui? Perché... No, io figuro stavo girando un film in Marocco, arrivai alle 4 del pomeriggio a Radio City Music Hall e alle 6 cominciava lo spettacolo, c'era una di queste ballerine, mi disse basta uscire così a tempo. Io poi non conoscevo neanche questo motivo musicale, ma per fortuna era tutto molto facile. Era una camminatina. E poi
Devo dire che i colleghi americani sono molto, molto generosi, cioè si sono preoccupati di mettermi a mio agio, che è una cosa che ogni volta che sono in America mi ha sempre sorpreso. Non che i miei colleghi qui, anzi sono anche meglio i miei qui, ma voglio dire, sono molto ospitali, ecco, pareva che io abitassi lì dietro, anch'io. Allora Marcello, come va? Non è che qualcuno mi ha detto, ma che fai qui, da dove arrivi? Sì. No, pareva che io abitassi lì alla Quinta Strada, chi lo sa. A New York. Questo mi mise molto a mio agio, anche se, ripeto, come hai visto non c'era niente di particolare da loro. Parliamo di donne. Vabbè, parliamo. Ma no, un giudizio, una parola sola su una di queste donne. Ti faccio vedere un po' di foto, tutte le tue compagne d'arte, e tu devi fare un commento, se ti va con una sola parola. No, io una ho parola. Ho 120 film. Lo so, dico, appunto, ma sono tante donne. No, Brigitte Bardot. Ecco, più intelligente di quanto si sospetti. Ursula Andress. Adorabile. Ursula Andress adesso arriverà, eccola lì. Adorabile. Sì, un'amica squisita. E Faye Dunaway. Beh, bella, interessante. Interessante. Sì, sì. Gina Lollobrigida. Ciociara, simpatica. Sofia Loren. Beh, Sofia è la mia passione, il mio amore, lo sanno tutti, insomma. Come? Io, sì, dico, sì, il mio amore nel senso proprio più generoso della parola, meno interessato come credete voi. Saresti andato in galera con lei? Gli ho fatto un telegramma dal Brasile dove stavo lavorando. E gli ho detto, Sofia mia, come siamo finiti? Tu in galera a Caserta, io in Paraguay, perché non ho il permesso per lavorare in Brasile, come un emigrante, mi hanno cacciato via. Poi sono tornato. E qualche volta ho detto, Sofia e io siamo come Stanley Olio, perché abbiamo fatto una decina di film assieme. Certo. Cioè, un Stanley Olio oramai. Lucia Bosè. Beh, squisitissima. Anita Ekberg. La luna. Come la luna? Anita è la luna, è un'immagine... Lunare. Innaturale, insomma, no? Nel senso di eccezionalità. Claudia Cardinale. Solare. Beh, è il sogno. Una lunare e l'altra solare. Claudia, sì. Claudia è il sole proprio. Jean Moreau. Misteriosa, una geisha. Misteriosa? Sì. Monica Vitti. Beh, bella comicarola, niente da dire. Bella? Comicarola. Comicarola, bella. No, ancora ce n'è qui. Ornella Muti. Beh, occhi che fanno paura, eh? È vero, eh? Sì, occhi pericolosi. Solo gli occhi? Beh, a me sembra la cosa più eccezionale che lei ha, no? Sì. È mica facile avere due occhi così. Ce l'avessi io, ma sai il film che avrei fatto. Sì. Basta, mi prendono per scemo. No. Laura Antonelli. Laura Antonelli. L'Italia proprio. Bella. Bella. Bertosa. E per chiudere l'ultima, Sonia Braga, con la quale appunto hai girato in Brasile. È una cozza nera curiosa, molto interessante. Una cozza nera.